Buonasera amici telespettatori, benvenuti qui in diretta dal Pala Sorbo di Sorbo San Basile. Andiamo qui a trasmettere per la 21ª giornata Lega Nazionale Dilettanti Serie di Girone B, ottava giornata di ritorno, questo match tra il Sorbo Calcio 5, la seconda squadra per classifica di Sorbo San Basile, contro il futuro Legia Soverato Calcio 5. Bene amici telespettatori, amici che ci seguite su Telemia, su www.calabriawebtv.it e anche sui canali YouTube, apriamo questa 21ª giornata e questa cronaca in regia Felice Perri, in telecronaca il vostro Paolo Moniaci, con la notizia della scomparsa dello zio del presidente Vito Loprieno. Mandiamo un messaggio a tutta la famiglia, un messaggio di cordoglio, siamo vicini alla scomparsa del presidente e a tutta la sua famiglia. Ebbene amici, è stata una trasferta impegnativa per quanto riguarda il chilometraggio, è stata una trasferta questa qui fino ad ora, siamo qui arrivati a giocare per la seconda volta in questa stagione, la prima giornata come ricorderete tutti abbiamo perso 7-2, era la prima uscita stagionale del Soverato e anche quella di Felice con il sottoscritto qui per, abbiamo raccontato in quell'occasione il 7-2 per i padroni di casa. In questa giornata invece speriamo che il discorso sia molto diverso, anche perché una classifica che ha 5 giornate dalla fine recita Polisportiva Icaro 52 punti, Fortuna Legia Soverato Calcio 5 42, ricordiamo abbiamo perso 4 partite in totale, di cui 2 persi a tavolino da parte della Lega e un punto di penalizzazione, a quest'ora saremo a 49, a meno 3 da Polisportiva Icaro. Poi Comprensorio Presilano, appunto la prima squadra di Sorbo San Basile a quota 37, crescendo la squadra di Crotone a quota 36, poi Florenziana a 34, ultimo posto disponibile per i playoff. Poi abbiamo Rocelletta a 28, Gizzeria a 28, a Presila Catanzarese, ovvero la Polisportiva Catanzarese a 26, Club Quadrifoglio a 25, il Maracanà Calcio 5 a 15, il Sorbo a Calcio 5 a 13, il Montauro 9, i Tigers a 1. Parlavamo prima della partita con il capitano Roger Francursetta, ci diceva che la sua squadra è stata hanno avuto defezioni, di cui 3 giocatori rappresentativi e anche altri giocatori quasi per un anno. Decisione discutibile per questi ragazzi, sono, ve l'assicuro, fuori dal campo, ragazzi bravissimi che si impegnano, sono autotassati per disputare questa Serie D. Come al solito è quella Lega infida, quella Lega infame che a noi non ci ha permesso di essere più vicino al Sorbo. Perdonatemi, alla Polisportiva Icaro prima in classifica, che è quella che alla fine combina danni mandando arbitri e designando arbitri improponibili su ogni campo. Posso andare invece con la classifica marcatori del Soverato. Abbiamo il PP Taiwan con 26 gol. Abbiamo Paolo Le Parisien Parisi con 24, Nicolas El Cileno Criniti a 20, Umagu Carlo Donato 19, Giacomo Jack Daniels d'Aquino 13, il Raffo Nazionale Blablacarra 11, un Monaco Cortese con 7, il Dottore con 5, l'Assessore Michele Abruzzo con 3. Poi abbiamo Fornox con 1, Hernan Crespo con 1 e il Maresciallo Rocca con 1. Le due squadre sono in campo. Aspetta solo l'ok da parte dell'arbitro di questa 21ª giornata Lega Nazionale Dilettanti Serie di Girone B, la signorina Giovanna Zubba della sezione di Lamezia Terme, per l'ingresso in campo. Noi ne approfittiamo come ogni telecronaca per fare i salutini di rito, ovviamente per tutte le persone che ci seguono, che mi seguono personalmente ma che prima di me seguono il Soverato. Noi stiamo seguendo il Soverato dalla prima giornata di questo campionato della Serie D, ci ritroviamo, io anzi mi ritrovo, un Facebook inondato dai vostri messaggi di affetto, dai vostri messaggi di stima che mi fanno ancora svolgere più felicemente questo tra virgolette lavoro, perché tutti quanti togliamo del tempo alle nostre professioni, sia Felice sia io. Quindi andiamo a salutare tutto lo staff della Rock and Roll Italia di Soverato, capitanato dal grande direttore Alessandro, per gli amici lo chef. E la chef internazionale Kinesar. Quindi salutiamo tutto lo staff della Rock and Roll Italia.
come potevano mancare gli amici di Birmingham, tra i quali annoveriamo i tre fratelli ricercati per il riciclaggio di cartoni usati, i fratelli Delfino, di cui non faccio i nomi per non subire una denuncia, il grande Giuseppe Famiglia, che ci seguono da San Diego in California. Poi c'è sempre Danilo, 66 centimetri, lo chiamavano in quel di Toronto in Canada. Il mio amico Andrea Barbuto, Antonio alias Antonio Banderas da Brooklyn, New York City. Gli amici di Bologna, tra i quali annoveriamo Sanzio, che finalmente ha vinto il primo campionato della sua vita, come ricordavo settimana scorsa. E Barbieri, anche il grande Barbieri. Gli amici di Livorno, tra i quali spicca l'uomo con 7 passaporti, tutti rigorosamente falsi, Vitto Bono. Poi gli amici di Milano, Marco e sua moglie Maria Sharapova. Gli amici di Roma, Firenze, Venezia, quelli di Capo d'Orlando, le nuentre salute, come dicevo settimana scorsa, gli amici di Ercoselo ed Espigno in Portogallo, provincia di Porto. Ovviamente Ercoselo e Espigno si trovano in provincia di Porto, nel nord del Portogallo. Poi gli amici di San Paolo in Brasile, con cui ho avuto una chiacchierata Skype prima della partita scorsa. E poi per ultimi Federico e Marino dalla Thailandia e tutti gli altri che ci seguite numerosi, un grazie a tutti, che ci rende sempre più entusiasti e felici con il vostro seguito, sia io sia Felice per Regia. Ricambiamo tutto il vostro affetto e speriamo che seguite sempre noi, le nostre cronache, che sono tese a farvi divertire, perché una partita di calcio, che sia calcio a 11 o calcio a 5, si può benissimo raccontare in tanti modi. Noi speriamo di farlo in quello giusto. Speriamo di raccontarvelo nel modo giusto, facendovi divertire. Mentre possiamo andare in cronaca per quanto riguarda gli schieramenti: il Sorbo calcio 5 nelle rosse schiera con numero 1 Fava, con numero 3 Galante, con numero 4 Riccelli, con numero 10 capitano Roger Fencursetta, con numero 12 Puleo, 13 Madia o Madia, poi vedremo come si chiamerà, con numero 9 Garcia. Per il futuro di Soverato calcio 5 noi abbiamo il numero 4 Jack Daniels, con suo ciuffo pomatato Giacomo D'Aquino, con numero 7 Mister Occhi di Ghiaccio Emanuele Catuogno, con numero 8 Le Parisien Paolo Parisi, con numero 9 il maresciallo Rocca Emilio Politi, con numero 10 un Monaco, capitano di questa squadra Giovanni Cortese, con numero 11 il dottore Giuseppe D'Aquino, con numero 12 San Francis da Brooklyn, amici, Francesco Lifrieri, con numero 14 BlaBlaCar Andrea Raffaele, con numero 18 il cileno Nicolas Criniti, con numero 49 Umago Carlo Donato, e con numero 88 il Pipita Higuain Emanuele Sinopoli. Dicevamo trasferta sulla carta impegnativa solo per quanto qui riguarda il chilometraggio e appunto la venuta qui a Sorbo San Basile, paese che sta sopra Sant'Elia. Abbiamo messo 50 minuti con la macchina prestataci dal presidente, dal figlio del presidente Antonio Loprieno, che oggi siede in panchina. Lo chiamavano il David Coulthard, il dottor House del futuro Energia Calcio a 5. L'abbiamo visto settimana scorsa con lo scopettone Swiffer di ordinanza, mentre un saluto va d'obbligo al suo ciuffo pomatato. È stato nominato il ciuffo pomatato più pomatato di Sorbo San Basile, Jack Daniels, mentre la partita è cominciata. Andiamo di cronometro, vediamo subito il capitano Fencursetta, subito Jack Daniels, subito il palo di Jack dopo la deviazione di Fava, estremo difensore classe 79 Massimo Fava. Mentre torna la palla uno strepitoso Frank, Roger Fencursetta, un grande leader, un grande uomo fair play in campo. È un grande giocatore questo Roger. Ovviamente parlo soprattutto per quanto riguarda le qualità umane, per quanto riguarda le capacità e le qualità calcistiche, giudicherete voi. Intanto bel pallone di Puleo. Tanti squalificati per il Sorbo calcio 5, è anche difficile trovarsi con 18 giocatori arruolabili a inizio stagione, trovarsene solo 7. Arpione al pallone, Jack la dà dietro per il cileno prova sull'auto sinistra, mette in mezzo il cileno, la salva Fava quando il pallone poteva essere out, infatti è out la signorina Zubba della sezione di Lamezia Terme. Combina un corner per noi, batte il solito bla bla,
Al volo si era coordinato un Monaco, ma è stato ribattuto il pallone dal cileno. Poi se ne va col numero 13 Madia. Madia ancora prova a darlo verso suo compagno, ma riprendiamo attivamente il pallone noi. Se ne può andare Jack, la palla verso il Monaco, il numero ancora per Jack. Jack dietro per bla 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 bla, appoggia ancora sull'out di destra. Puleo ha provato, se ne va Puleo solo. Il fallo di Cortese, viene fischiato a palla Cortese, chiede scusa, non toglie nessun giallo la signorina Zuppa. A nostro avviso c'era un giallo questa partita qui. 2-0-2 sul cronometro, punizione insidiosissima per loro, battuta dal capitano Roger Fancurzetta. Parte Roger, è una letteralmente una bomba questo, un siluro. Si va a spegnere sopra la porta difesa da San Francis. Possiamo andare noi intanto con il cileno. Loro possono ripartire con Ursetta, ancora per Puleo, Puleo, la palla per Madia, Madia vede l'inserimento, siamo molto molli e molto confusi dietro. Jack ha provato letteralmente un silure da questo, partito dal piede della pomata, del ciuffo pomatato. Che grande Jack Daniels in versione Bobo Vieri. Intanto la diagonale perfetta del cileno che poi riparte, il cileno questo di campi suoi, può allungare, ancora bla 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 bla, ne ha due, lei fa fuori, bla bla, ancora per Monaco dietro, Monaco parte la sassata, c'era passato il cileno ma Fava fa ottima guardia alla sua porta. Roger Frank, il pallone dietro, un'indecisione, forse un fallo, si era messa il fischietto in bocca la signorina Giovanna Zuba, poi ci ripensa e dall'out, ovviamente o punizione o out, saremmo stati sempre da quella posizione. Ursetta se ne va con un numero, poi la palla da lì e ancora San Francisco Madia, ma insidiosissimo questo tiro con la punta. Ci vedo molto sulle gambe, i primi minuti non sono mai quelli buoni. E intanto dopo un assist al bacio del bla bla, il cileno domestico col sinistro questo pallone, poi non riesce a dare l'effetto sperato con l'interno del piede. 4-0-4, sempre 0-0. Che errore Jack, siamo proprio sotto per testa, per gambe, siamo sotto. Se pensate che la panchina ci sono il capocannoniere di questa squadra e il Pepe Higuain, ex Mitroglou con 26 gol, Emanuele Sinopoli, poi il maresciallo, il dottore D'Aquino, le Parigien, Paolo Parisi, Omai. Vi faccio capire più o meno la qualità che abbiamo in panchina, non perché quelli che siano scesi in campo non siano, siano da meno, però che panchina di qualità. Sempre più secondo al Soverato con 42 punti. Oramai l'Icaro ha già vinto, sia per qualità proprie, perché l'Icaro non ha demeritato nessun punto sul campo, sia per aiutini a sfavore nostro combinatici dalla Lega, ovviamente a sfavore nostro e a favore anche dell'Icaro. Noi saremo con un più 7 a meno 3 dall'Icaro, con uno scontro diretto da giocare in casa nella penultima giornata, con lo scontro diretto già vinto sul campo loro, quindi ci basterebbe anche vincere con un gol di scarto in casa. Intanto bla bla, ancora bla bla, fa fuori il numero 9 Garcia, classe 91. La bomba di un Monaco si spenge in alto sulla porta difesa da Fava. Sono un po' affannato, forse sento l'altitudine. Giocare a Sorbo non è mai semplice, soprattutto per me. Jack! E poi la palla per bla bla! E ci pensa sempre lui dopo il passeggio, il mezzo fondista! Ed è lui che sblocca! Ah, vediamo il cronometro, 5:59, 6 minuti sul cronometro, ci ha pensato bla bla. Gli ha tornato l'assist di settimana scorsa, Jack Daniels col ciuffo pomatato. E lui, bla bla, il mezzofondista, glielo dicevo prima della partita, questi sono i campi tuoi.
bla bla, ci ha pensato lui, l'ha messa dentro con una facilità incredibile dopo l'assist al bacio del ciuffo pompatato Jack Daniels. Intanto sono in due, Uleo ha provato questo tiro ed è rimasto solo, per cortesia è andato a coprire il giocatore sull'arrivo di Finetti del cileno. Potevano pareggiare loro, manteniamo alta la concentrazione, ma va bene così, ci interessano i tre punti quest'oggi. Ovviamente sono grandi, grandi persone fuori dal campo, quelli del Sorba Calcio 5. Stimo molto questa squadra, stimo un po' di meno, non per quanto riguarda i bravi ragazzi, ma per quanto riguarda il comportamento avuto con noi, ovviamente i ragazzi del comprensorio presilano. Tanto ancora, era sembrata una brutta caduta quella di Cech dopo il tiro. Ancora un Monaco, la dà sul cileno, scambia ancora, il stop a arpionare il pallone, poi cerca Blabla che dà l'indice alzato, non aveva seguito l'azione, non pensava che il compagno potesse ridare la palla in maniera così egregia. Un Jack Daniels da 9, un Monaco subito per il cileno dentro, subito fava per Ursetta, Ursetta bla bla per un Monaco, il cileno, un Monaco ancora, mentre il nuovo entrato Galante, ancora Gecca per il cileno, palla per un Monaco, ancora lo scambio per Gecca, fasi un po' molto concitate, siamo sempre sull'1-0 noi, attenzione, attenzione, Madia cosa ha tolto dal cilindro, 8-19. Siamo tra in cronaca ancora con Madia che la scodella in mezzo, era un gran servizio questo per Galante. Possiamo tornare in cronaca con Blabla per il cileno, cerca la sponda su Jack Daniels, ancora un Monaco, 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 ancora per il cileno. Molto brutta come partita, molto brutta. Nono minuto intanto, Catuogno richiama il cileno, forse per una sostituzione, e infatti è così, fuori il cileno entra Umago, è la seconda volta che un qui assorbo, tutte e due le volte che vengo sembro carico a mille, poi sarà un po' l'altitudine, ma sembro un po' smorzato, ma ci pensa lui, Umago, direttamente da Fortaleza con un doppio passo, a ridarmi quella vitalità che mi serve. Ma diciamo che un po' la partita, intanto solo Galante, viene servito, Galante, 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 San Francisco a Brooklyn. Ma che stiamo facendo? Ma ci troviamo delle praterie. Ma non ho capito, scusate, ma non sappiamo tenere questo campo? Pure abbiamo giocato su superfici più ampie. Abbiamo Blabla che scambia con Cortese. Dobbiamo tenere palla noi e aspettare la loro pressione. Jack Daniels controllo errato, poi ci pensa Umago, Umago ubriaca, poi spara un siluro dopo il triplo passo alla Rubinho do Brasil. Galante, oh mio Dio, era solo, si era inserito Tiglio Riccello, ragazzi, difesa voto 1,5, non ho capito bene, ci raddoppiano sempre. San Francisco intanto, quando sono passati 10 minuti e 0-2. Cortese ci prova ancora per Jack, Jack. La partita c'è. Veramente, quando era una delizia, era una gioia, era tutto bello, tutto brazzau, era ok. Quando è una partita c'è, è una partita c'è.
contiamo che questi ragazzi ci mettono cuore e anima, sono solo in sette arruolabili. Con il mister Canino, Donato vuole fare tutto da solo intanto, ma Madia o Madia non mi voglia male, però Mago un sinistro chirurgico che si spegne alla sinistra di Fava. Avremmo giocato contro qualunque altra squadra, quest'ora staremmo prendendo grandi patate. Jack prova lui a rianimare. Jack! Ed è lui! Jack Daniels! 2-0, sovrano 11-15 sul cronometro, tutto al Palasorbo. Ora che viene zittito da questo grande colpo, una frustata. Grande saluto a Jack col ciuffo pomatato che ci mette un po' più in tranquillità. Una partita che non si era messa bene, ora va subito a pressare. Jack! Ma come Jack, come hai fatto a mangiare questo gol? Come hai fatto a sbagliare questo? Ma ci hai messo prima quello, con un grande destro di giustezza. Sotto le gambe del difensore, che forse era Roger Frankurset, non ricordiamo male, ci aiuterà il... in regia il replay di Felice Perri. E poi un grande destro sotto le gambe di Fava. 11-15 Jack Daniels per il 2-0 che ci dà più tranquillità. Ah, Madia, palla per nessuno, possiamo ripartire. San Francis per Umonaco mentre entrate lì. Monaco, il Pepita al controllo, chiedeva la sponda su Jack Daniels e il Pepita. Umonaco ovviamente si scusa, non può fare anche le patatine fritte. Umonaco sta gestendo la difesa a mio modo di vedere bene, ma siamo forse un po' leziosi dietro per quanto riguarda la copertura sulle fasce. Eravamo molto più attenti in altre partite, soprattutto quando i campi assumono dimensioni più grandi di quelle che abbiamo noi del Palasport Franco Scoppa di Soverato. Ancora Madia, esplode il siluro deviato da nessuno. Dall'angolo intanto non viene visto da nessuno, i giocatori del Sorbo Calcio 5 si allontanano. Tanto problemi di vertigini per il sottoscritto Paolo Moniaci. Sono 5 minuti, mi sta a girare un po' la cabeça, o la cabeça, che dir si voglia, sarà l'altitudine. Mi sentirete una voce un po' più spenta del solito, mentre Omago mi illumina d'immenso, salva tutto Madì e poi l'erroraccio di Ricelli che non serve al meglio Galante. 14-01 sul cronometro, 2-0 Soverato per le reti messa a segno da Blabla al sesto dopo l'assist pomattato di Jack Daniels. E poi Jack Daniels con un destro chirurgico alla Dario Hübner. Il Pepita, la palla sotto la suola, il Pepita trova il tunnel ma non lo riesce. Il Pepita ancora altruista, voleva servire Jack Daniels, Ursetta può ripartire. Ancora per Ursetta, che gran giocatore, lasciatemelo dire che è un gran giocatore questo capitano. Questo è il capitano di cui questa squadra ha bisogno. Io non faccio molte lodi al pubblico avversario, ma questo giocatore me lo porterei a casa la notte, perché Roger Frankurzetta, dove non arriva con le qualità tecniche, lui che è classe 80, lo vediamo con un po' di pancetta, quindi possiamo fare una critica bonaria sulla pancetta. Lo nominiamo uno degli uomini più brutti a livello di tartarughe di Sorbo San Basilio. Ovviamente si riderà su con noi il grande capitano Roger Frank, ma in questa occasione ha fatto un grande servizio intanto, fortunatamente, come stiamo giocando. Il Pepita ci ha provato, dicevo prima, che gran gol,
si pensava, intanto ora striglia tutta la squadra Roger, si pensava a un colpo ad uscire, ovvero una finta, invece ha toccato subito il pallone dove San Francisco non ha potuto far nulla. Omagu ci ha provato, Omagu sull'esterno, la grande parata di Fava che poi va ancora il cellulo del Pipita, deviato dal numero 4 di Cenni. Ragazzi, vi assicuro che sento l'altitudine. E questo era un assist al bacio, e segna sempre lui. Omagu direttamente dalle spiagge du Fortaleza du Brasil. Quest'oggi non stiamo esprimendo tutto il nostro calcio bailato du Brasil, però tutto questo è tanta bella roba. Pensare che stiamo combinando una partita non entusiasmante a 16:22, chiusa sul 3-1 parziale per la rete di Omagu dopo l'assist al bacio da corner di El Pepe Teguen, Emanuele Sinopoli. Ma lasciatemelo dire, un Paolo Bonici con l'affanno, credetemi ragazzi, sono veramente in felice se la ride qui in regia. Ursetta intanto al 15° minuto aveva segnato, stavo parlando col collaboratore, ci siamo portati anche il collaboratore, pensate qui, un Paolo Moniaci che non è in grado neanche di segnare i gol data l'altitudine, credetemi, mi gira la testa e ho anche un leggero tremolio alle mani. Felice poi mi farà una diagnosi, dici che avrò problemi Feli? Ma sono i soliti che mi porto a tempo? Dici anche di sì. Ah no, no, per il ritorno non c'è problema Feli, tranquillo, guido io anche col gomito. Intanto 3-1 soverato. Vale, lo sai che puoi fare? Gliela vai a chiedere una bottiglia d'acqua lì? La vai a prendere per favore? Eh sì, abbiamo chiesto la bottiglia d'acqua in diretta, perché ragazzi, ve giuro, sto a svenire, come direbbe il mio direttore. Che assist al bacio di Omagu per Le Parisienne, che te la mette sotto la Torre Eiffel Le Parisienne. 18° minuto, amici, che golazzo, incredibile, che golazzo, amici, questo è il manuale del calcio du bailado du Brasil, pagina 158, 18° minuto, Parisi sull'assist di Omagu. È un 4-1 che ci fa stare molto più tranquilli. 18:27. Le Parisienne di testa ancora, come se fossi in debito di ossigeno. Non riesco a tenere la cronaca bella tosta e bella veloce all'Enrico Mitraglietta Mentana, come la tenevo di solito. Sbagliato l'assist di Monaco per le Parisienne. Ciò che importa è 4-1 noi a 19 minuti. El Pepita di testa troppo largo, ci pensa Puleo, puoi portare palla avanti, doppio passo su El Pepita che gli ruba palla. El Pepita, possiamo andare al Pepita, El Pepita, i piedi di Fava rispondono come meglio possono. Omagu ancora per un Monaco, ancora Omagu direttamente da Fortaleza do Brasil. Omagu, palla per un Monaco, Monaco, Le Parisienne con Omagu, El Pepita, El Pepita appoggia con l'esterno per Omagu, sbagliato, e non è in giornata un Monaco, Giovanni Cortese. Intanto mi viene negata anche l'acqua. Le Parisienne avevo cercato l'uomo ultimamente, ma El Pepita Sinopoli non si era mosso. Vedi che mi sto sentendo male. Mezza bottiglietta d'acqua, non c'è un distributore di acqua.
vai a chiedere a un dirigente. Torniamo in cronaca, intanto Mago stavo chiedendo una bottiglia d'acqua, ho bisogno di dissetarmi e sapevo portavo l'autoclave da casa, che ragazzi quest'oggi a commentare non ce la faccio, è la prima volta che mi sento in debito d'ossigeno, però nello scambio corto quasi una fast, pallavolisticamente parlando salutiamo anche Daniela Critelli con cui ci siamo sentiti poco fa al telefono, saremo alle 18 in cronaca per Telemia, per www.calabriawebtv.it per la telecronaca del soverato, del volley soverato, spareggio salvezza, playout di A1 contro Olbia, noi saremo presenti, playoff di A2, chi sbaglia due partite su tre va in B1, ci saluta la A, chi non rimane in A. Intanto Roger Fren, cursetta. Si appresta per questo calcio di punizione. Parte Roger, che sassata amici. Che sassata amici. Intanto i grandissimi del Sorbo ci stanno portando un po' di acqua. Le parisienne, lo stop volante dopo l'assist a Frenzi, si appoggia poi per El Pepeta, poi un Monaco, poi ancora Pepeta, poi ancora un Monaco, poi ancora Pepeta. Omago, Omago sul pallone, danza come la più classica delle danze tribali. Una danza tribale conosciuta in Sierra Leone e in Namibia. Le Parisienne per un Monaco, Monaco rientra, prova l'assist per le Parisienne, poi il numero 13 Madio che assist per Puleo. Arriva San Francisco diretto sui piedi di Le Parisienne. Sono due volte che la chiama sul secondo palo, sul palo opposto Le Parisienne. E due volte che non ricevono il pallone. Intanto attenzione, Madonna Santa, che cioccolatino Lind che si è mangiato Galante col numero 3. Abbiamo parlato mentre piovono fischi, ovviamente ironici, stanno ridendo le persone che fischiano dalla tribuna, saranno sicuramente amici di Galante, ma questo gol era più facile sbagliarlo, perché veramente non assista al bacio, ancora un altro assista al bacio, ne sbaglia un altro. Giornata no per Galante. Uleo ci prova. 23-42 sul cronometro. Aspettiamo ancora un po' di acqua. Le Parisienne, lo stop di testa, le Parisienne, il Pepeta, li chiamano l'uomo i suoi giocatori. Omago poi la dà, il dottore da qui è entrato al posto di uno spento. Giovanni Cortese. Sicuramente non era la partita da giocare, quella per Cortese. Omago ancora per El Pepeta che esplode, non al meglio Cortese, si porta un fastidio al flessore da oramai un mese e 15 giorni, ma al di là di quest'oggi ha fornito prestazioni eccellenti, quest'oggi gli diamo un 6, anche se ha diretto la retroguardia molto bene, ma personalmente da lui, essendo un top player di questa squadra, uno dei migliori giocatori di questa Serie D e non solo, sarebbe migliore anche in A2 o in A1 per quello che mi concerne. Da Giovanni si spezza sempre di più, intanto siamo 3 contro 1, il Pepita, il Pepita, il Pepita, sono le Parisienne, che grande altruismo, il Pepita, le Parisienne! Il miracolo di Fava e grida a tutta la retroguardia e il capitano Roger Frencourset. Il Pepita ora ci prova lui. 4-1 amici spettatori, il parziale, ma è un soverato spento, fatto di sprazzi, fatto di
accelerazioni, ma non di gioco. Solo Parisi ha cercato un po' di gioco facendo verticalizzazione sul secondo palo, ma noi abbiamo fatto lampi di classe, perché il Sorbo calcia 5 intanto, madonna santa, il terzo gol che sbaglia Galante, questo era più difficile. Battono male intanto quelli del Sorbo. Frana il dottore D'Aquino a terra, si fa male a un ginocchio. Intanto ci è arrivata l'acqua. Finalmente the water is here. Potrò dissetarmi un po', complice l'infortunio, speriamo non sia nulla di grave, ma zoppica il dottore. ...26 e 27 sul cronometro. Ci siamo dissetati a dovere. Sembravamo veramente assettati. Si rinfrescano anche Felice Perri qui in regia. E anche l'assistente di quest'oggi, Valerio D'Aquino, il fratello del pomatato Jack, del dottore. Può andare intanto. Che palla al bacio che ha messo qui Madia, che palla al bacio, ma giocano molto bene loro. Madia ha messo una palla al bacio per Puleo. Puleo classe 97. Mizzi. 18 anni per lui. Il Pepita che è bell'assist per Omago, che già era scattato. 4-1, è una partita che personalmente non mi soddisfa, e sinceramente, come penso, non soddisfa neanche voi che state assistendo a questo match sottotono giocato dal Futuroneggio Soverato Calcio 5, senza aggressività. Stiamo giocando forse un po' troppo convinti che la partita la possiamo fare noi. Diciamo che sinceramente, a mio avviso, ha detto anche questa squadra, che non è che possiamo giocare ogni partita a mille, perché qualche calo fisiologico è inevitabile in tutte le categorie. Si pensa in Serie A alla Juventus, ci sono sempre quei periodi, o la Roma o il Napoli, che si voglia, insomma squadre di alta classifica del calcio. Tanto Mago ha provato a piazzare questo tiro, ma Fava ha risposto ottimamente. Frank Bursetta, la palla per Puleo. Dicevo, il calo fisiologico è inevitabile, un calo fisico. Intanto grandissimo tunnel, poi la palla per Puleo. San Francis ancora lui, non ci fosse stato San Francis a quest'ora saremmo 4-3, se non dire 4 pari, mi sembra eccessivo. È veramente una roba imbarazzante gli spazi che stiamo lasciando a questa squadra. Se andiamo a giocare così su campi come Crotone o su altri campi. Tanto fallo di Donato, ora entra il maresciallo. Donato subito dopo il fallo esce. 29-07, restituisce il pallone a Monaco. Intanto ancora zoppica il dottore D'Aquino, oh mio Dio. Addirittura abbandona proprio il campo, sta provando il riscaldamento. No, se ne va proprio. Non ero impegnato a guardare le Parisienne. Assist del maresciallo e gol delle Parisienne, perché ero preoccupatissimo per le condizioni fisiche di Giuseppe D'Aquino. Lo inquadri, Feli, inquadra per favore, non ti importare del gol. Sta provando. 29esimo e 30. Parisi 5-1. Ci sta facendo preoccupare, non l'abbiamo mai visto così. Lui è una persona che non simula, che non fa queste scenate. Di vero, la nostra squadra non le fa nessuno, ma il fatto che lui provi a mettere la gamba a terra per così tante volte mi fa rimanere preoccupato. Fatto sta che non ho risultato neanche per il 5-1 di Parisi. Ancora il maresciallo, ancora Parisi, le Parisienne per un Monaco, vediamo se esplode il siluro. La bomba, il siluro di Baghdad, un Monaco, Giovanni Cortese,
Che giocatore, amici spettatori. Incredibile, amici, Giovanni Cortese, che giocatorasso. Ovviamente in questa partita gli si chiede, non solo in questa partita, sempre di più. Se non raggiunge i livelli da 9 si attesta sotto l'8 e mezzo. Per noi Giovanni Cortese ha giocato una partitaccia. Ancora Poleo, apre troppo la punta. 5-1, 33-49 sul cronometro. Aspettiamo solo il fischio della signorina Giovanna Zubba della sezione di Lamezia Terme. Parigienne, sponda volante per il Pepita, il Pepita, il Pepita spara in bocca a Fava, mentre fischia ora, dopo un minuto esatto di recupero, fischia ora la signorina Giovanna Zubba della sezione di Lamezia Terme. Questo non entusiasmante match, questo non incredibile match, questo match scialbo condotto per 5-1 dal Soverato, dal Futuro Energia Soverato Calcio 5. Ma sicuramente il parziale fin troppo eccessivo per i ragazzi del Sorbo Calcio 5, che hanno disputato la prima frazione di gara generosissima. Appuntamento per la seconda frazione di gioco. 5-1 conduce il Soverato qui in casa, al Pala Sorbo, in casa del Sorbo Calcio 5. Partiti per la seconda frazione di gioco. Quintetto del Soverato formato da San Francisco, da Brooklyn in porta. Un Monaco, Giovanni Cortese, il maresciallo Rocca, Emilio Politi, il Raffa Nazionale per placare, poi il Pipita, Higuain, Emanuele Sinopoli in avanti. Cortese, Cortese, un Monaco, si involo, un Monaco, un Monaco. Che palla. Si è fatto male, eh? Ci manca solo un Monaco, Giovanni Cortese che ora zoppica. Il numero 9 Garcia, il fallo intanto combinato, fallo di El Pepe de Guain su Puleo. Presta padre Roger, si arrabbia molto un Monaco con San Francis. Ancora il maresciallo per il Pepeta, il Pepeta, il Pepeta, sale Blabla sull'altra, sale Blabla, viene visto Blabla nel mezzofondista, ancora Blabla per il maresciallo, il maresciallo, il maresciallo cade, poi troppo lungo il servizio per il Pepeta che applaude. 5-1 il parziale, ricordiamo, amici telespettatori, per Reti messa a segno dal BlaBlaCar al sesto minuto, poi Jack Daniels all'11esimo, accorcia le distanze Roger Fencursetta, il capitano al 15esimo, poi tra il 16esimo e il 29esimo, 16esimo, 18esimo e 29esimo, la tripletta delle Parisienne, Paolo Parisi sul terzo gol personale delle Parisienne. Non abbiamo insultato per le condizioni precarie di il dottore Giuseppe D'Aquino, che ancora sta riscaldando. Ursetta la dà per Puleo, Puleo prova a saltare Blabla, poi esplode un sinistro, si spegne poco lontano alla destra della porta di difesa di San Francisco da Brooklyn. Ancora il mezzofondista BlaBlaCar. Il no look del Pepeta, possono ripartire loro con Roger Fregursetta. Rimessa per noi, aveva seguito l'azione da solo Madia, palla protetta dal Pepeta. È difficile venire a giocare qui, parlavamo con un ragazzo qui presente alla Pala Sorbo, 780 metri di altitudine, Sorbo San Basile, sempre difficile, più o meno come l'Argentina quando va a giocare in trasferta in Bolivia, solo che lì sono 3500 metri, in Perù e in Bolivia qua sono solo 700, ma per noi che siamo abituati al livello del mare
venire a giocare qui è sempre molto impegnativo e difficile. Comprensorio Presiliano fa più del sorpo calcio a 5, ovviamente parlo classifica alla mano della partita in casa, un vero e proprio fortino. Poche le squadre sono riuscite a vincere su questo parquet. Puleo per lo stop, vediamo se prova a girarsi verso Garcia. Tanto 4 minuti sul cronometro, ancora Garcia sul pallone, out di destra per lui. Roger Frank Ursetta prova un servizio per nessuno. Umonaco scambia col maresciallo, Umonaco ancora per bla 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 sotto il pallone per il Pepito, troppo lungo, troppo lungo. Brutta partita. Abbiamo cominciato questo. Tanto viene allontanato il mister. Viene allontanato il mister Canino. Viene allontanato il mister Canino. Probabilmente reo di non aver rispettato la distanza oppure no. No, dice la signorina Zubba, probabilmente. Salutiamo il grande, inquadramelo Feli, il capitano Roger Frank Ursetta, un grande capitano. Non me l'hai inquadrato? Quello lì, a sinistra, inquadramelo, sposta questa camera. Grande Roger Frank. Dicevo, la signora Zuba dice che molta acqua è finita sull'out. Dovrebbe essere così almeno, altrimenti non capiamo l'interruzione di gioco. Sì, forse scivola spesso, messa su tutto quell'out, la parte ovviamente dove c'era il soverato prima. È molto più bagnata anche il parquet. Eh sì, infatti sì. Il mister Canino, grande mister di questa squadra, qui facciamo un grosso in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Sta stendendo cercando di asciugare la parte bagnata e incriminata dal signorina Zub. Gioco fermo per noi, stoppiamo il cronometro. 5-1 noi a 4 minuti 24. Possono ripartire loro. Puleo sull'out di sinistra, la palla sempre per Roger Frank Ursetta, capitano di questa squadra. Il servizio in mezzo, capito tutto da Cortese, l'intercetto spettacolare di Cortese. Che giocatore un Monaco. Ancora per Blabla, il mezzofondista, ancora per Cortese, apre per Blabla, out di sinistra, ancora Blabla, 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 la dà verso il Pepita, e il Pepita col classico tocco, vede un inserimento, la palla lasciata ancora per il maresciallo col destro, e c'è la direzione di Blabla, e ha segnato Blabla, Blabla, a tu hai segnato? Ha segnato Blabla, ed è lui il mezzofondista. Non capivamo se avesse toccato lui, gliel'abbiamo chiesto in diretta solo per voi, dicendo sì, sono stato io. Secondo gol personale, intanto che gran tiro di Mattia, secondo gol personale di Blabla. Allunghiamo, 5:25 quando ha segnato Blabla, ora sono 5:40 sul cronometro di questa seconda frazione di gioco. 6-1 noi, ancora Blabla, morbido per il Pepita, il maresciallo. Stiamo cercando di fare quelle trame offensive che a cui siamo abituati e che non abbiamo saputo fare nella prima gara. Io ovviamente non sono sazio per quel 4-1 con cui abbiamo chiuso la prima frazione di gioco, perché mi piace vedere un soverato sempre molto attento, sempre molto propositivo, che non subisce mai e che ha molte idee in avanti. Ancora il Pepita, appoggia per Blabla, Blabla sul Pepita, il Pepita ancora lui, tocco morbido per il maresciallo scarica sul mezzofondista tutto fare Blabla, che ora apre ottimamente per il Pepita, ancora per Blabla, la respinta di Puleo, ora fallo nostro, non viene visto,
torna la palla, che grande fair play. E il Pipita subito va a battere il 5, ma credetemi, questo numero 10 del Sorbo calcia 5 è veramente uno spettacolo. Ho incontrato tanta gente io nel corso delle nostre telecronache, ma ancora un personaggio come Roger Frencursetta non mi era mai capitato. Baluardo striglia gli avversari e striglia i compagni ed amici sul parquet quando si gioca, ma è una persona incredibile, eccezionale sul punto di vista umano. Intanto l'ingresso del dottore, che ci fa ben sperare con questo ingresso in campo per il suo infortunio dopo il servizio del Pipita. Il dottore la spara addosso a Fava. Il Pipita sbaglia il controllo, Roger Frank, ma sono troppo dietro loro, sono troppo statici, chiede di salire, in debito di ossigeno, hanno pochi ricambi. Il numero 9 Garcia, la dà per Puleo, il più giovane di questa squadra. Palla ancora per il capitano, la luce di questa squadra, ancora per Garcia, bloccato dal dottore. Ora il Pipita lungo per Fava, ci prova il Pipita da dietro, dalla metà campo, era dietro il Pipita della metà campo del parquet del Palasorbo. Nulla di fatto per noi, 6-1 amici, 8:50 sul cronometro. Frank Ursetta, capitano, ha provato a illuminare, è a debito d'ossigeno anche lui, ha una pancetta che sembra un quarto mese di gravidanza. Richiama la posizione. Bla bla. Poggia per Pipita. Ora il Pipita, il numero, l'elastico provato su Ursetta, ma Ursetta non è mica l'ultimo arrivato, non si fa infinocchiare dalla classe pura e talento cristallino del Pipita. Intanto ottimo recupero del maresciallo Locca, ancora il Pipita gestisce il pallone, l'apre su Blabla con un doppio passo, Blabla su Madia, e poi il maresciallo Locca non riesce ad agguantare questo pallone. Palla scodellata da Fava in avanti per Garcia, ora Puleo si incarica della manovra, se ne va solitario sull'auto sinistra. Puleo ne ha due, ma il maresciallo Locca chiude ottimamente il varco. Ora il Pipita, ancora lui, il Pipita, grande uomo intelligente qual è, stava provando a servire Blabla, possono ripartire loro, siamo in tre. Ha provato subito a sparare Garcia, ma c'è San Francis da Brooklyn, salva tutto anche sul 6-1. Il palo colpito da Madia con la deviazione, ma Puleo prova a riprendere il pallone e la palla si va a spegnere in out per una rimessa nostra. San Francis con le mani, lunga per il cileno, controlla di spalla, ha giocato pochissimo il cileno, non era questa la partita che doveva giocare il cileno, preferito preservarlo per le gare future. E il Pipita prova ancora, spara il Pipita, ancora Roger che chiama il Puleo, il più giovane dei suoi, richiama come un padre richiama un figlio. Ancora il Pipita, che grande scambio col cileno, che poi si allunga un po' il pallone. Fava può andare, mentre esce Puleo entra l'autore di tre conclusioni errate, Galante, Saverio Galante, classe 92. Ci aveva provato il numero 9 Garcia Saverio, classe 91, capigliatura la Goran Pandev per lui. Mentre possiamo gestire palla con il cileno, che ne fa fuori uno, il cileno ancora sale in cattedra per Omagu per il Pipita! E il Pipita Gwen! 7-1 amici, quando siamo arrivati
al decimo minuto, se non erro. Sì, 11:40, dodicesimo minuto. E il Pepita Higuaín mette anche il suo timbro. E poi esce dal campo per l'ingresso del Pomatamen. Jack Daniels. Omago, possiamo andare noi sul 7-1. Omago chiede lo scambio, lo ottiene Omago. Omago spara col destro, una puntata. Sembrava una puntata di Beautiful, quella che ha sparato, incolore e inodore. Madia prova l'imboccata, salva tutto Jack Daniels. Il cileno ora prova a far ripartire Omago. Omago, non c'era fallo, dice la signorina Zubba. Galante, Galante ha provato, ma troppo semplice per il cileno intercettare questo pallone. Il cileno può salire, il cileno, palla per Omago. Che era buona, che era buona, che ti fa Omago. Chiamato Omago per la classe pura. Lui che sembra che stia giocando a calcio sulle spiagge di Fortaleza o di Santa Caterina in Brasile e non sullo Ionio, come molti potrebbero pensare. Possiamo andare con un out, 12:59, tredicesimo scoccato quest'oggi. Dovremo ovviamente sincronizzare il cronometro con la signorina Zubba. Intanto Omago tutto il campo per servire un pallone, ma è sempre difficile lanciare lungo. Abbiamo visto nella prima frazione con Cortés. Intanto il cileno la dà a Jack Dennis, che poi la torna. Che gran gioco di squadra, e questo è quello che mi piace vedere. 8-1, amici, 8-1, gran gol del cileno dopo il grande assist spomatato di Jack Daniels. È un Paolo Moniaci irriconoscibile in cronaca, me ne rendo conto, ma credetemi che sono in debito ossigeno, non capisco cosa mi stia succedendo. È la seconda partita qua, due partite uguali. Che golasso, che golasso che ha fatto Garcia, numero 9, 8-2, quando siamo arrivati al 14° minuto. Che gran golasso di Garcia, la mette sul primo palo. Incredibile che gol di Garcia. Ancora lui, diciamo, sono due partite che vengo qui, la prima giornata è questa qui, e mi trovo tutte e due le volte in debito d'ossigeno. Non riesco ad andare bello pomatato come il solito, in mitraglietta all'Enrico Mentana. Intanto Jack Daniels prova a appoggiare per Omago. Omago vuole decidere il da farsi, poi l'appoggia dietro sul dottore. Ancora per il cileno, che gran piattone del cileno, se lo meritava, e il gol del cileno. Omago, reti messe a segno da Blablacar doppietta, poi Jack Daniels, Paolo Parisi tripletta, El Pepita Higuaín, Emanuele Sinopoli e il cileno Nicola Scagnetti. Per quest'8 a 2, marcatori per loro il capitano Roger Frencourt e Garcia. Con l'ultimo gol spettacolare qui avete potuto assistere anche voi. Ricordiamo il sito ufficiale. E ha provato lui, ne aveva tre lì, ma ha detto vado via io. Ha messo la palla dove non si può mettere, con un tocco di giustezza con il sinistro. Ci ha pensato Omago, Carlo Donato, direttamente da Fortaleza do Brasil. 15:40 sul cronometro, amici, 9-2. È giusto così per quello visto in campo. Allora si sono spenti, ovviamente non hanno nulla da chiedere a questo campionato, ma ce la stanno mettendo tutti. Ovviamente dico si sono spenti per quanto riguarda l'intensità di gioco, perché cuore e grinta ne hanno messi fin quando hanno potuto, ma vi assicuro che è difficile giocare in 5 senza ricambi, mentre noi ne abbiamo messi 9. Siamo il miglior attacco di questo campionato con due partite. Qui c'è noto 0 gol per 7 a tavolino. Ringraziamo sempre la Lega infide, la Lega infame, che già inizio anno aveva deciso quale squadra far salire e quali no.
ma noi abbiamo vinto su tutti i campi, anche su quello della prima in classifica, anche su quello della terza, anche su quello della quarta, anche su quello della quinta, anche su quello della sesta, perdendo solo nella prima giornata di campionato col comprensorio presilano e poi anche sul campo della Florenziana. Lì una decisione di trapasso ci condannò al 60° minuto più IVA alla debacle per la rete messa a segno da calcio piazzato da rigore, al dischetto del rigore da Carsten Janker, che salutiamo, Fazio della Florenziana. Dicevo, una classifica che ci vede con 136 gol prima di quest'oggi. Abbiamo dietro solo il Crescendo con 112 e poi il Roccelletta con 110, ma il Roccelletta ne ha fatti 6 a tavolino contro noi non giocando. Intanto vedete queste incredibili occasioni con la difesa che si apre a riccio. Ci addormentiamo anche sul 9-2, mentre siamo arrivati al 17:52. Omago appoggia per il dottore fa girare palla, non abbiamo bisogno noi di andare su come ritmi di gioco. Il chileno Gecca, ma che golazzo di Gecca, seconda marcatura personale quest'oggi, ma una prestazione incredibile, man of the match. Ci scuserà le parisienne, lo diamo al ciuffo pomatato Jack Daniels, autore di questo 10-2. Ma che girata spettacolare, lui che lo ricordo sempre, non è un pivot, lui che è un centrale difensivo, è adattato a pivot dal grande mister occhi di ghiaccio Emanuele Catuogno. Ancora Jack prova a far salire la squadra, mago, è una festa del golazzo, amici, incredibile questa ripartenza. Manuale do calcio dopo il lauf, pagina 89, andatevela a sfogliare. Oh mago che si lura e si infila alla sinistra di Fava, direttamente da Fortaleza. Omago 11-2, amici. Io chiedo scusa a tutti quelli che possono assistere a questa cronaca a tutte le parti del mondo, per il mio tono di voce, per la mia intensità, per la mia mitraglietta che non è la solita, ma quest'oggi sono a debito di ossigeno, mi scuso con tutti. 20° intanto, scoccato da pochi istanti, per la precisione 20:04. Ancora mago simbolo, mago prova a darla dentro, risposta di Fava, poi il numero 3 ne ha due accanto, numero 13, scusate Maria, non chiama il fallo, Jack Daniels continua, giustissimo, non chiama il fallo, Jack Daniels continua, terza tripletta per lui, Jack Daniels 12-2. Poteva fermarsi Jack Daniels, ma ovviamente è il mister che fischia. È andata ad ammonire, giusto Fene? Ho visto il colore del cartellino. Sì, è ancora in campo, quindi ammonizione. Ammonizione per Madia. Giustamente Madia aveva preso un fallo. Non deve più protestare Madia. Canino sconsolato. Sta in panchina, neanche si alza. 12-2, tripletta per Jack. Donato chiede scusa, intanto Fava aveva provato un fallo su Donato, a spazzare i piedi del nostro giocatore che poi la spara senza voglia su un difensore, intanto brutto fallo, ha risposto Donato. Ursetta va subito a far rispettare, giustamente frustrazione per Donato, frustrazione,
giustamente ha tutto il dovere di protestare il capitano del Sorbo Calcio 5, ma non c'era bisogno di fare quel fallo. Spara Urzietta fuori, probabilmente apposta. Una partita correttissima, una partita correttissima. Intanto prova dalla distanza Donato, quando riceve un fallo dovrebbe stare calmo Donato. Frank Urzietta prova il numero sulle parisiane, gli riesce, poi la dà in mezzo su Madia. Madia si libera del dottore, ancora Madia. Madia che è il numero di Madia, poi respinta, ancora Donato, Donato si incespica sul pallone, Madia con grande eleganza gliela porta via. Poi Donato, non c'era il fallo, non deve protestare Donato, è irritante Donato quando protesta per questi falli. Siamo sul 12-2, ok, ti ha chiamato fallo, basta Carlo, basta. Purtroppo io sono molto imparziale su queste cose. Non mi piace vedere proteste, non mi piace vedere brutti falli. Anche se ne riceviamo uno, non dobbiamo andare per forza a farlo, perché la partita fino a quel punto non è stata accesa. Poi in una parte accesa, che se ne danno e se ne prendono di ogni, quelli va bene. Lì mi sta anche bene. Andiamo in cronometro. Intanto Omago. Va Frank Urzietta con un fallo. 23-20. 12-2. Non capisco il nervosismo. Non ci sembra nervoso Donato, però ora lo fa sedere il mister Catuogno. Donato getta la casacca per terra. Giustamente è un Donato non contento per la soluzione. Uomona, come siamo trovati in cronaca, bla bla. Uomona, capitano di questa squadra. Parisienne ancora per un Monaco, bla bla, l'aveva visto ma troppo, apre troppo il piattone. Il dottore recupera il pallone, poi l'appoggia con la suola per un Monaco. Un Monaco per bla 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 bla, dentro per ancora un Monaco, prova a impostare. Siamo arrivati al 25esimo. Il dottore rimaniamo in silenzio mentre Donato ce l'ha probabilmente anche il commissario di campo. Uno scatenato Donato in campo. 12-2 intanto. Fischia. Cartellino giallo meritato per Cortese. Giustissimo, giustissimo. Ora va a spiegare, va a spiegare. Si va a spiegare. Si alza anche il mister dei suoi, Canino, che va a parlare con un Monaco. Una partita, gli animi si sono accesi, non capiamo il perché. Quando siamo agli sgoccioli possono andare loro. Morricelli, bellissimo questo tiro, qui non arriva mai Madia.
Il migliore in campo a nostro avviso è stato Roger Fencursetta, ma Madia non l'ha demeritato. Il migliore in campo loro, ovviamente. Noi la palma del migliore la diamo a Jack Daniels. Coro Donato squalificato per la prossima partita. Un Monaco, quarta ammonizione. Umago ancora, Umago prova con il tocco di esterno. 27esimo sul cronometro, 12-2 il parziale. Non si è mosso. L'ultimo gol è stato 7 minuti fa. Non vogliono farne più, dice Felice. Va bene così sul 12-2. Madia prova a darla, grande scambio di con Garcia per Galante. La palla per Umago, si inserisce le parisienne, Umago va solo, respinta con i piedi di Fava. Bla bla per Umago, provato deviazione, è scatenato Carlo Donato, è un animale, un nervo in campo, non lo fermi mai, forse un po' troppo nervoso per l'andamento della partita. Fosse stata una partita molto tirata, molto nervosa, gli avremmo dato ragione. Il dottore per Umago, prova lo scambio, possono ripartire loro. Forse un fallo di Le Parisien. E fischia qui, 28-14 per noi. Ha fischiato qui la signorina Giovanna Zuppa della sessione della Lamezia Terme. Possiamo andare a dire solo il parziale. È una strepitosa vittoria del futuro Soverato Calcio 5, futuro energia Soverato Calcio 5. 12 gol al sorbo, 12-2 finita questa partita. Quota 45 punti, il saluto delle squadre. Una correttissima Sorbo Calcio 5 che ci ha ospitato al Palasorbo quest'oggi. Ringraziamo tutti i giocatori del Sorbo Calcio 5, ringraziamo anche il mister. Molto cordiale, ha scambiato due parole anche con me, era in compagnia della figlia. È un grande, il mister Canino. E salutiamo anche tutti voi che ci seguite sempre numerosi. Continuiamo a seguire, speriamo che le partite non siano come quest'oggi. Parlo della mia cronaca, che è stata una cronaca in debito d'ossigeno, sembravo sull'Himalaya. Concludiamo dal Palasorbo, qui è tutto. Dalla regia Felice Perri, in telecronaca il vostro Paolo Moniaci. Vi salutano e vi danno appuntamento a venerdì prossimo, se non sbaglio alle 21. Per il prossimo appuntamento del Futura Energia Soverato Calcio 5, sempre più seconda. A Paolo Moniaci qui è tutto, un saluto a tutti amici.